Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Voi sicuramente avrete sentito la notizia riguardante il Milan e Gianluigi Donnarumma, portiere della squadra rossonera, 18enne, uno dei giovani più talentuosi del momento, che ultimamente sta apparendo su tutti i giornali, su tutta la piattaforma, per quanto riguarda il mondo calcistico di YouTube. E insomma, si è reso in questo video il protagonista di un argomento che scotta molto per quanto riguarda il mondo del calcio. Io non sono nessuno per mettermi qui a parlare del Milan, di Donnarumma, né tantomeno degli affari di mercato, figuratevi io se mi intendo di queste cose, però amando il mondo del pallone ed essendo un appassionato, oltre che dell'Inter, in generale della fedeltà calcistica, seppur sia un argomento molto ampio, per cui per noi è facile dire vabbè, ma quello lì se ne va per soldi, quello lì invece è rimasto, è un grande uomo, è un po' troppo semplice dirlo così. Però io sono un amante di tutti i calciatori che sono rimasti in una squadra per amore e non solo per soldi, come ad esempio il nostro eterno capitano Javier Zanetti, che io porto sempre nel cuore, ma anche Paolo Maldini, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, potremmo fare Mare Kamsic, che in questo periodo si sta rendendo veramente, anzi sta dimostrando di essere veramente un grande campione, oltre che a livello calcistico, anche a livello umano. Insomma, ce ne sono veramente tanti. Buffon, ovviamente. Potremmo fare un elenco incredibile perché nella storia del calcio ce ne sono stati tanti. Però la paura degli amanti del calcio è che in questo periodo, ma soprattutto nei periodi che verranno, queste bandiere, queste leggende non possano esserci più. Qual è il mio parere, diciamo globalmente? Io credo che un calciatore debba pensare prima di tutto a ciò che sente, poiché dietro ad ogni decisione ci sono sempre dei sentimenti, anche se noi diamo del mercenario ad un calciatore, lo abbiamo fatto con Ibrahimovic, lo abbiamo fatto con Balotelli, e io credo sia anche giusto, anche perché Ibra lo ha sempre anche dichiarato di esserlo, ha sempre dichiarato di amare i soldi e di tenere più ai soldi che alla maglia, alla fedeltà, per cui ognuno prende le sue scelte. Io credo che dietro ad ogni decisione ci sia sempre un sentimento, che sia di amore, di odio, di insicurezza, di passione. Per cui, prima di giudicare, credo che bisogna sempre cercare di capire cosa c'è dietro ad una decisione, ad una qualsiasi situazione di scompiglio anche mentale. L'argomento che sta scottando, tra virgolette, in questo periodo, oltre a riguardare il Milan, riguarda ovviamente Gianluigi Donnarumma, portiere 18enne, uno dei più talentuosi del periodo, di questo momento, che milita nella squadra titolare del Milan ormai da 2 anni. Io mi ricordo benissimo l'esordio di Donnarumma con Sinisa Mihajlovic in panchina. Ricordo le emozioni che ho provato anch'io nel vedere questo ragazzino di 16 anni e mezzo esordire in Serie A, battere tanti record e dimostrarsi un portiere straordinario nonostante l'età molto poco elevata, diciamo, lo dico io che sono più piccolo di Donnarumma, però diciamo che un sedicenne che esordisce con il Milan, ragazzi, non con il Chieti Calcio, che ormai è anche fallito, il mio Chieti. Insomma, Milan, una squadra a livello internazionale, ha scritto la storia, un ragazzino di 16 anni che dichiara di essere milanista, ma che poi ultimamente diciamo che queste cose sono state un po' smentite dai suoi comportamenti, però comunque dichiara di essere milanista, esordisce nel Milan e batte tanti record dimostrando di essere un grande portiere. Io sinceramente non ho seguito benissimo la vicenda di Donnarumma in sé, poiché in questo periodo sono stato impegnato con gli esami di terza media, ho avuto tante difficoltà. Voi che mi seguite da molto tempo lo sapete che io non ho mai avuto un rapporto molto intimo con lo studio, diciamo, però ultimamente mi sono dovuto impegnare, ahimè, e spero sia andato tutto bene. Ma non voglio stare qui a raccontare i miei fatti personali, sia chiaro. Però ovviamente questo ha comportato cioè ha fatto sì che io non riuscissi a seguire molto le vicende calcistiche. Ho però avuto la possibilità di ascoltare alcuni pareri di altri YouTuber, di leggere alcuni articoli dei giornali, sia su internet sia sul giornale materiale, che secondo me va. Io credo che i giornali materiali, insomma, come si può dire, i giornali non digitali vadano sempre considerati, poiché credo che siano sempre più attendibili. In ogni caso ho avuto la possibilità di capirci qualcosa, anche se non in maniera molto approfondita. Qual è il mio pensiero? Io credo che offendere non serva a nulla.
Donnarumma è un ragazzo molto talentuoso. A livello umano non lo conosco, per cui credo che sia inutile andarlo a criticare. Ha fatto una scelta economica. Ricordiamoci che per i calciatori il calcio, il mondo del pallone, non è solo un gioco, è anche un lavoro, perché ragazzi, loro campano di quello. Voi direte, sì, vabbè, campano e non solo campano, gli avanzano pure i soldi, certamente. Ma non è che loro giocano a calcio per divertirsi, poi hanno altri lavori, hanno altri mestieri, hanno altre fonti con le quali guadagnare e vivere. Devono fare alle volte, sono chiamati a fare alle volte delle scelte economiche, delle scelte professionali. Ed io credo che da un lato sia anche giusto questo. Se Donnarumma avesse scelto di rimanere al Milan, accettando, credo gli avessero offerto 5 milioni annui, un qualcosa di incredibile, accettando il contratto che gli aveva offerto il Milan. Io credo che Donnarumma avrebbe fatto una scelta giusta, sarei stato molto contento, poiché beh, sarebbe significato, insomma, come si può dire, insomma, avrebbe testimoniato il fatto che Donnarumma fosse un grande uomo, un calciatore attaccato alla maglia, un giocatore che, appunto, tifoso del Milan, come aveva lui dichiarato. Insomma, mi è molto difficile parlare di questo argomento poiché non l'ho seguito bene, però cosa posso dirvi? Secondo me è inutile attaccare Donnarumma, poiché lui ha fatto una scelta professionale, semplice, lui ha scelto di andare appresso ai soldi, invece che pensare al Milan, pensare all'amore per la maglia, è stato offeso, è stato bombardato di insulti, è stato definito con il soprannome di Donnarumma, pensate un po' che cosa si sono inventati. Però in fondo queste scelte le hanno fatte in molti. E noi ogni volta che notiamo che qualcuno fa una scelta del genere ci ritroviamo sempre ad offenderlo, a dichiararlo, a definirlo un infame, un traditore, un mercenario. In fondo credo che siano soltanto dei professionisti. Ci sono professionisti che decidono di seguire l'amore per la maglia, professionisti che decidono di seguire il mondo dei money, come dicono gli inglesi. Ragazzi, è inutile offendere, è inutile recriminare, ognuno fa le scelte che crede siano più giuste. Donnarumma, magari avendo anche 18 anni, ha preferito andare in preferirà, perché poi non è che è stato già trasferito. Dovesse accadere, accadrà fra un anno, anzi sicuramente accadrà. Magari deciderà di andare in una squadra al momento messa meglio per far sì che possa vincere qualcosa di concreto nel giro di pochi anni, anche se è giovane, appunto. Avrebbe avuto tutta la vita davanti se avesse scelto, almeno 20 anni di carriera, secondo me, ancora davanti, se avesse scelto di restare al Milan, poiché credo che il Milan abbia comunque un buon progetto, se non, anche seppure appunto non sia eccezionale. In ogni caso ha fatto una scelta, come già detto, professionale, una scelta poco umana, poco positiva a livello umano, ma non si può chiedere la luna a tutti. Maldini ha fatto delle scelte, Zanetti ha fatto delle scelte, Del Piero, Totti, Amsic sta facendo delle scelte, Donnarumma, Ibrahimovic, Balotelli ne fanno delle altre. Questo è il mondo del calcio. E noi amiamo il calcio anche per questo. Perché il calcio fa arrabbiare, il calcio fa venire malinconia, ma è bello anche per questo. E scusatemi se non mi sono spiegato bene, ma mi è stato veramente molto difficile parlarne. Mi dispiace per Donnarumma, perché da un lato secondo me è sbagliato, però non lo posso offendere, perché ognuno fa come vuole in fondo. Siamo in democrazia, no? E ognuno è libero di pensarla come vuole e di prendere le decisioni che più gli sembrano consone. Lasciamo perdere, ragazzi, è meglio. Pensiamo al futuro, parlo anche con i miei amici milanisti. Pensate che il Milan ha un progetto che secondo me può portare qualcosa di concreto. Donnarumma è uno dei tanti. Non è Maldini Donnarumma, poteva esserlo, ha scelto di non esserlo, peggio per lui. Il Milan è una grande squadra che lui non ha voluto, diciamo, non ha voluto, lui non ha voluto partecipare a un al progetto di questa grande squadra, lui non ha voluto prendere, al volo questa occasione, come si può dire. E spero che vi sia arrivato il mio messaggio, questo è il mio pensiero e fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale perché voglio tornare attivo su questo benedetto canale che da quasi 3 anni cerco di portare avanti. Donnarumma, che ti devo dire? Secondo me hai sbagliato, però alzo le mani, scelta professionale totalmente rispettabile. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre forza Inter e viva il calcio soprattutto.
Ciao ragazzi.